città ed è anche uno spot commerciale importante per la città, segnatamente nella zona orientale. È una kermesse piacevole, previste una serie di iniziative anche spettacolari, quindi ci si predispone da una notte di acquisti, mi auguro, per i commercianti e anche di vivacizzazione del nostro territorio. Sindaco, intanto in questi giorni, insomma, si tiene banco la questione sicurezza. Ieri altri due episodi molto gravi, c'è la conferenza in questura. Lei ribadisce, insomma, Salerno è una città sicura, ma è necessario un controllo serrato da parte delle forze dell'ordine. Come voi sapete e mi insegnate, la realtà è un fatto dinamico, non è che è acquisito una volta per tutte. Chiaramente il mondo si modificano le strutture al contorno. Salerno è città importante nel panorama campano, è una città che è accogliente e interessante per i turisti, per i cittadini, ma richiama in qualche modo anche attenzioni malavitose. Cioè, la malavita, i delinquenti si spostano dove c'è la possibilità di fare i loro loschi commerci. A Salerno, fortunatamente, è un dato assolutamente marginale, il ferimento di un parcheggiatore abusivo per problemi loro, immagino. Mi diceva il questore che si tratta di un balordo, hanno litigato per qualche spicciolo, non saprei, francamente. E la rapina alla via delle botteghelle, sono episodi bruttissimi, preoccupanti, ma sostanzialmente statisticamente nel conto delle situazioni urbane. Salerno non mi pare che sia funestato da episodi inquietanti da questo punto di vista. Certo, l'episodio c'è, va tenuto nella debita considerazione, espresso la mia amicizia e solidarietà al tabaccaio colpito dalla rapina. Sono confortato dal dato che il questore ieri notte mi ha chiamato per comunicarmi che erano stati arrestati sia il balordo che aveva ferito il parcheggiatore abusivo, sia l'autore della rapina, in tempo record. Questo è un dato che ci conforta molto perché si capisce che le cose non restano impunite. Vengono immediatamente sanzionate e si viene assicurata la giustizia. Sul lungomare stiamo tenendo alta la guardia perché avevamo visto che da varie parti della regione e anche da fuori della regione venivano a Salerno a passare un po' di tempo. Stiamo, come dire, sconsigliando questi avventori. Se vengono con tranquillità ci mancherebbe altro. Però sanno che saranno identificati, saranno controllati, gli si chiederà da dove vengono, perché sono venuti. Insomma, c'è una guardia alta che insieme al gruppo interforze di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale stiamo tenendo sul lungomare. Chiudo dicendo che stasera c'è un altro comitato per l'ordine e la sicurezza e che i vigili urbani hanno tenuto un tenore alto. Tenore alto. Credo che ci sarà anche qualche encomio che in questi giorni daremo. Detto questo, ai vigili urbani non compete la tenuta dell'ordine pubblico. La tenuta dell'ordine pubblico afferisce ai compiti del prefetto e del questore, delle forze dell'ordine abilitate a tanto. I nostri vigili urbani, ancorché volenterosi, non hanno né le dotazioni né le specializzazioni per sostenere l'urto dell'ordine pubblico. Compete ad altre istituzioni. Purtuttavia noi non ci sottraiamo, siamo presenti, siamo attivi, svolgiamo funzioni forse non propriamente consone ai dettati istituzionali intesi come competenze specifiche, ma lo facciamo in perfetta legalità e in perfetta tranquillità. Il Comune di Salerno e la Camera di Commercio che supportano chiaramente questo sforzo che la nostra struttura confederale fa ogni anno. È un cartellone importantissimo quello che abbiamo messo su. Voglio soltanto ricordare due gruppi storici che saranno presenti nella zona di Mercatello.